Una categoria che forse non conoscevate, la tassa retroattiva, Paola Baruffi. Che cosa succede se ti alzano al massimo tutte le tasse che dovrai pagare domani, ma i soldi ancora non bastano? Possono iniziare ad alzarti quelle che hai già pagato ieri. E così dovrebbe succedere a chi ha sottoscritto un fondo pensione. Siamo al 25 di novembre, ma ancora non si sa quante tasse si devono pagare per il 2014. Di sicuro più dell'11,5% previsto. L'aumento è sul 2014, quindi a partire dal 1 gennaio 2014, quindi è un aumento retroattivo. Facciamo l'esempio del risparmiatore medio che fino a qualche giorno fa credeva che le tasse per quest'anno sarebbero state 267 euro. Con questo aumento previsto dalla legge di stabilità pagherebbe 388,65 euro. 120 euro in più in un colpo e retroattivo per il singolo, ma sommando tutti i 6 milioni di sottoscrittori di fondi pensione, quanto ci guadagnerebbe lo Stato di sole tasse retroattive? 500 milioni di euro in più presi dal settore della previdenza complementare. L'aumento non è ancora definitivo e il governo si è reso disponibile a modificarlo. Il danno è già stato fatto perché in realtà il messaggio di stabilità del sistema è già stato dato, quindi la gente oggi sa che il governo, quando ha bisogno di soldi, può incidere anche sulla tassazione degli strumenti di previdenza complementare, che invece dovrebbe essere una tassazione sicura nel tempo perché è appunto un accumulo che dura per 30 anni. Ma le tasse retroattive non finiscono qui. Vi ricordate che nel decreto IRPEF, quello degli 80 euro, avevano ridotto l'IRAP facendola pagare con l'aumento delle tasse sulle rendite finanziarie? Bene, siccome i soldi non bastano, cambia tutto. Doveva diminuire nel 2015, no ragazzi, abbiamo scherzato, lo facciamo nel 2016, di conseguenza adesso non si tocca niente, anzi bisogna ridare quello che si era conteggiato come riduzione. Insomma, loro a giugno l'avevano versata al 3,75%, ma ora è ritornata al 3,9%. E gli altri benefici promessi sull'IRAP si vedranno solo dal 2016, sempre che non cambino ancora idea. Il nostro socio Stato che viene a chiederci i soldi non ci dice all'inizio dell'anno quanto vuole. Comincia a darnene un po', poi vediamo strada facendo. Di imposte retroattive il governo Renzi ne ha messe un altro paio. L'IMU sui terreni agricoli in montagna e le tasse sulle fondazioni. Ma il vizietto di mettere tasse oggi, valide da ieri, è iniziato qualche anno fa. Se guardiamo soltanto le imposte, dal 2011 a oggi, abbiamo fatto la somma, siamo nell'ordine dei 6 miliardi di euro di maggior gettito su base annua. Se contiamo anche gli anticipi d'imposta, quindi gli acconti maggiorati, che non sono vere tasse retroattive perché non sono nuove imposte ma sono anticipi su imposte già dovute, ecco lì il totale arriva a 10 miliardi. Lo fanno essenzialmente per far quadrare i conti pubblici, spesso con degli interventi che vengono decisi in extremis sul finire dell'anno e che devono però avere effetti positivi da subito, e quindi ecco perché la norma retroagisce al 1 gennaio in genere. E non dimentichiamo di aggiungere al conto la TASI e le altre tasse comunali, non esattamente retroattive, ma comunicate un po' in ritardo. Questa è la casa che ho messo in vendita perché appunto ho bisogno di recuperare liquidità per pagare le spese, fra cui appunto queste tasse che sono anche sulle case vuote in vendita quando uno ha bisogno di soldi. La famiglia di Paolo è monoreddito, 1500 euro al mese, moglie a carico, due figli che studiano e il nonno da curare. E così questa primavera ha messo in vendita un appartamento che sperava di lasciare ai suoi figli in eredità, ma non aveva calcolato le tasse, perché a marzo le aliquote di IMU, TASI e spazzatura erano un miraggio. TASI e TARI non erano proprio prevedibili perché fino a settembre non si sapevano né aliquote, non si sapeva nulla. Eh già, perché moltissimi comuni hanno stabilito dopo l'estate non solo la TASI, ma perfino la spazzatura, e poi con calma potevano decidere per l'IMU. I comuni avevano tempo per deliberare le aliquote 2014 fino al 28 di ottobre. E così a Paolo sono arrivati almeno 1000 euro in più di quanto avesse preventivato. Il problema vero non è quanto me lo dico, il problema è che uno non prevede, sapendolo con certezza, uno decide di accantonare 50 euro, 100 euro al mese, tira la cinghia su qualche cosa d'altro, così invece quello che viene accantonato per altre cose, perché io i soldi che avevo accantonato erano quelli per le tasse universitarie di mio figlio. E adesso queste cosa fanno? Le paga? No, fino a che non vendo la casa non riesco a pagarle. Allora, Mario Secchi Vespa, che se ne intende...